Allora, mister 13, domani il derby contro il Tolentino, il quale reduce da un 4-0 sul campo basso, mentre noi a Nodaresco già dopo i primi 45 minuti la partita si poteva dire conclusa. Beh, diciamo che adesso noi abbiamo affrontato delle grosse squadre, delle squadre forti, attrezzate, e da adesso in poi da domenica inizia il nostro campionato. Non perché il Tolentino sia più debole, però diciamo che potremmo essere leggermente più competitivi. Noi diamo tutto, come sempre, e ci stiamo allenando per fare risultato in tutti i campi. Squadra giovane, nonostante ciò ha sempre dato del filo da torcere agli avversari. Gli alti e bassi possono essere problemi tecnico-tattici oppure mentali. Un discorso che noi abbiamo avuto degli infortuni, poi abbiamo preso dei giocatori che provenivano da categorie dove c'è 4-5 mesi di lockdown e quindi la preparazione non era ottimale e quindi non avevano 90 minuti sulle gambe, quindi tante problematiche che piano piano stiamo risolvendo. Adesso stanno rientrando gli infortunati. Ultimamente abbiamo preso anche dei giocatori tipo Gelsi, quindi che ci sono venuti a dare una mano e cerchiamo di andare a essere combattivi e su tutti i campi. Allora, i numeri comunque sono impietosi, 4 gol all'attivo, 27 al passivo e solo l'Agnonese ha fatto peggio contro un Totto. Sì, però a me non piace né recriminare né piangere su quello che è passato. Io mi è stata data l'occasione e l'onore di guidare questa squadra da un mese e in più è un po' relativo perché sono stato assente per 20 giorni. Stiamo lavorando, i giovani sono bravi, sono caparbi, sono vogliosi e a me il discorso del passato non importa molto. Cerchiamo da adesso in poi di raggiungere o fare del tutto per raggiungere questa salvezza a tutti i costi. Allora, come dicevi, Gelsi è l'ultimo arrivato, anche se difficilmente sarà nell'11 titolare. La condizione fisica della squadra in questo momento, considerando che ci aspetta un tour de force con Tolentino fuori, Vasto Girardi in casa e Cinzia al Ballon d'Or fuori. Ma noi abbiamo, come ho detto prima, noi abbiamo avuto degli infortuni, ci sono dei giocatori arrivati non in perfetta forma, Gelsi è per me un buon giocatore, ci può dare una grossa mano, è logico che anche lui, anche se si è allenato per 2 settimane con una squadra, ma viene da 5 mesi in attività, quindi è normale non rischiarlo, ha pure una muscolatura tipo Palladini, importante. E quindi bisogna andarci con i piedi di piombo, come tutti, ma specialmente con quelli nuovi che provengono da inattività. Quindi stiamo cercando di monitorare tutto, di allenarci bene, come penso che stiamo facendo, e andiamo a Tolentino, a Sinti Alba Longa o chi sia, andiamo al massimo che quello che noi possiamo dare. Perfetto, grazie mister e alla prossima occasione. Grazie a voi.